Il 25 aprile è la giornata della liberazione dal nazifascismo e noi la ricordiamo per questo. Ma ormai è diventata anche il simbolo della lotta della liberazione contro tutte le ingiustizie. In Italia, come nel mondo, per noi ha questo senso che va oltre l'evento storico pur importantissimo. E il 25 aprile è anche la data nella quale noi ricordiamo il grande regalo che ci ha fatto la Resistenza, e cioè la Costituzione italiana. E nella Costituzione italiana c'è l'articolo 32 che stabilisce che la salute è un diritto di tutti. E attenzione bene, nell'articolo 32 non si dice che è un diritto dei cittadini, ma di tutti, perché la salute è un diritto umano. Ma poi nella Costituzione c'è anche l'articolo 3, che nella seconda parte contiene un passaggio fondamentale. La Repubblica rimuove gli ostacoli di natura sociale e economica che non permettono a tutti i cittadini di poter godere dei diritti previsti dalla Costituzione. Questo è il senso più profondo dell'articolo 3 ed è anche uno dei motivi per cui in tante forze politiche hanno cercato di modificare la Costituzione, perché questa dà al nostro Stato non un ruolo di puro arbitro, ma di un soggetto che interviene nella dialettica sociale per tutelare i diritti dei più poveri. Oggi noi, per quanto riguarda la salute, stiamo combattendo un'altra battaglia, enorme, grandissima, quella per la liberazione da questa pandemia, dal virus coronavirus. Ma il coronavirus ha trovato nel mondo, in Europa e anche in Italia, dei grandi, grandissimi e forti alleati. L'alleato principale del coronavirus oggi è rappresentato da Big Pharma, dalle grandi aziende farmaceutiche che attraverso oltretutto finanziamenti pubblici hanno prodotto dei vaccini, dei quali però detengono il monopolio dei brevetti per 20 anni. Questo significa che possono decidere come produrre, dove produrre, quando produrre e con chi fare accordi commerciali per quanto riguarda i vaccini. Ma l'altra faccia della medaglia corrispettiva è il fatto che ci sono 7 miliardi e 800 milioni di persone la cui vita è nelle mani di un gruppo ristrettissimo di consigli di amministrazione di poche aziende farmaceutiche multinazionali. Ci sarebbe la possibilità di superare questa situazione, appoggiando la proposta di India, Sudafrica e di altri 100 paesi del sud del mondo di una moratoria sui brevetti, di sospendere i brevetti sui vaccini almeno fino a quando siamo in pandemia. Ci sarebbe anche la possibilità, che passa attraverso scelte dei singoli governi, compreso il nostro governo, quello di ricorrere alle licenze obbligatorie, e cioè quella clausola di garanzia che permette a paesi in difficoltà economica che devono affrontare una pandemia di scavalcare i brevetti e di produrre direttamente farmaci e vaccini. Ma queste scelte non vengono compiute. La leadership politica europea, mondiale e nazionale appoggia, protegge gli interessi di Big Pharma. E tutti noi, nessuno escluso, rischiamo e rischiamo molto. Guardate che non è solo una questione che riguarda popoli lontani. Allora come oggi la battaglia per l'eguaglianza, per la libertà, per la sopravvivenza, ma io preferirei dire per una vita qualitativamente degna di essere vissuta, ci mette tutti insieme. Se in una zona del mondo non sarà disponibile un vaccino, non sarà disponibile un farmaco, il virus si propagherà, continuerà a moltiplicarsi, selezionerà dei ceppi virali maggiormente aggressivi che poi attraverso la globalizzazione torneranno anche in Europa, torneranno nel Nord America. E non è detto che i vaccini di cui noi disporremo saranno in grado di bloccare questa nuova variante virale. Ecco perché ci stiamo battendo per solidarietà, per giustizia, ma anche perché ci riguarda direttamente. E da qui nasce l'idea di questa iniziativa, una ICE, un'iniziativa dei cittadini europei, uno strumento istituzionale ufficiale dell'Unione Europea per favorire la partecipazione dei cittadini. Se noi raccoglieremo entro
il 1 maggio 2022, 1 milione di firme a livello europeo, ma noi speriamo di raccoglierle molto prima, la Commissione europea sarà obbligata entro 3 mesi ad aprire un dibattito nel Parlamento europeo e nel Consiglio europeo sui brevetti e chiederà a queste istituzioni di assumersi le loro responsabilità e di pronunciarsi. E noi chiediamo appunto di appoggiare la moratoria, di ricorrere alle licenze obbligatorie. E poi sosteniamo che è incredibile che dopo aver finanziato la ricerca dei vaccini, noi con soldi pubblici, con miliardi di soldi pubblici, noi lasciamo i brevetti nelle mani delle grandi aziende e di Big Pharma. Ma guardate che non c'è solo questo. In questi mesi noi abbiamo assistito a riemergere di culture che comunque sono sempre state nella storia umana dietro le logiche di dominio e di sfruttamento. Quando abbiamo un assessore al welfare che dice i vaccini devono essere distribuiti in base al PIL, significa dire che chi ha i soldi può vivere e chi non ha i soldi è abbandonato al suo destino e quindi rischia la vita. Quando, e vi racconto qualcosa che è capitato pochissimi giorni fa, noi assistiamo a delle persone disabili gravissime che vivono con l'ossigeno 24 ore al giorno, che non possono muoversi, abbandonate a casa loro, e gli si dice: per voi in questo momento il vaccino non è disponibile. Beh, ecco, siamo a qualcosa che nella mia mente, credo che nella nostra mente, possa richiamare pratiche, scelte relative all'eugenetica, e cioè al fatto che chi non produce, al fatto che chi è più debole, chi è più fragile, diventa uno scarto. Ecco perché c'è una connessione, c'è un legame fortissimo tra il ricordo della battaglia di liberazione, della lotta di liberazione, tra il ricordo dell'azione della resistenza dei partigiani e l'impegno che tutti noi, ma come un'umanità sola, perché il destino riguarda tutti, nessuno escluso, l'impegno che tutti noi in questi mesi, in questi giorni, anche firmando questa petizione, ma non solo, dobbiamo continuare a sviluppare. In gioco c'è veramente la vita di tutta l'umanità.